tra le prime cose che vorrei chiederti c'è un approfondimento sul controllo di ABS, perché la Panigale ha contenuti sviluppati esplicitamente per la performance. Non dobbiamo confonderci con un algoritmo o con un feature che riguardi solo la sicurezza su strada o le condizioni di manovre di panico. L'ABS cornering sviluppato per la Panigale V4 è un elemento che porta al massimo le performance, non solo nelle condizioni difficili, ma anche nella bagarre e nella ricerca dell'uptime. Ci spieghi un attimo come possiamo fare a tirar fuori il massimo dai settaggi? Abbiamo dotato la nostra Panigale V4 con un ABS prettamente racing, pensato per l'utilizzo in pista. Qui a Misano oggi ne faremo largo uso, dove abbiamo un controllo attivo solo sull'anteriore e il posteriore rimane libero, quindi si potrà entrare di traverso e utilizzare il posteriore per l'inserimento, ma all'anteriore abbiamo un'esclusiva che è solo per Ducati, di un nolly front che lavora solo sul bloccaggio, e quindi sentirete interventi solo quando la ruota tenderà a bloccare, ma ha anche la funzione cornering, che è un'esclusiva per Ducati, e qui c'è stato un grosso effort, un grosso impegno da parte dell'azienda per sviluppare un contenuto così tecnologico e mirato a performance e safety assieme. Quindi l'utente di qualsiasi estrazione potrà utilizzare questo ABS con una sorta di rete di sicurezza. Quindi nel momento in cui andrà a frenare con la moto piegata, il sistema andrà a modulare la pressione in funzione di angolo di piega e velocità ruote, in modo da mantenere sempre il veicolo stabile. Nel momento in cui andiamo a esagerare con la pressione sul freno, allora il sistema taglierà la pressione richiesta dal pilota per mantenere comunque il veicolo sempre stabile. Ovviamente questo livello è pensato per piloti, quindi il pilota che va in pista oggi può girare e esprimersi al massimo nella propria guida con una sorta di rete di sicurezza. Quindi nel momento in cui arriva a centro curva e magari esagera con la pressione, allora il sistema taglierà per mantenere la moto stabile. L'amatore che cosa può fare? Sicuramente ha un grande vantaggio, perché questa manovra della frenata in curva, che noi chiamiamo frenata regressiva, è quella che porta la frenata fino al centro curva. Quando arrivo alla corda e inizio a appoggiare il ginocchio a terra, lì il pilota cosa fa? Continua a frenare rilasciando gradualmente la pressione. Il pilota amatore ha un po' più di difficoltà in questa manovra, e quindi questo sistema lo aiuta per arrivare fino a centro curva con il freno in mano. Nel momento in cui va ad esagerare, perché è difficile poi ponderare la pressione a quell'angolo di piega, il sistema taglierà e manterrà la moto stabile. Quindi questa è un'esclusiva per la Panigale V4 e siamo veramente soddisfatti, perché i nostri piloti lo usano tutti in pista. I nostri piloti credo che anche nelle situazioni dei vari track day in cui si troveranno per esempio nel gruppo a dover superare chi li precede perché è più lento, in queste fasi sentiranno una gran sicurezza, e anche per esempio le buche a centro curva o le asperità, l'ondulazione dell'asfalto non saranno più un problema da evitare, ma il sistema li proteggerà anche in quelle condizioni. Quindi penso che performance e sicurezza vanno a braccetto e il sorpasso viene infatti facilitato. A prescindere dall'estrazione, quindi dal professionista all'amatore, diciamo che non dover concentrarsi sulla gestione del freno, del bloccaggio all'anteriore in pista, rende tutto molto più facile. Ovviamente puoi pensare ad altro e non concentrarti solo su questo.